Benvenuti al TG1, la disinformazione nelle vostre case. Oggi parleremo di ponte, perché l'occasione ce l'ha data il ministro Alfano, che in una visita a Catania ha detto determinate cose che potrebbero far gioire i siciliani, o no? Perché a quanto pare il ponte ritorna di moda. Così come una camicia bianca o un vestito grigio, anche la struttura sospesa tra Messina e Villa San Giovanni diventa un classico. Classico che può essere utilizzato nelle grandi occasioni, tipo manifestazioni ufficiali o in prossimità di consensi elettorali. La variante stavolta è nella fruibilità, perché a quanto pare la fattibilità rientrerebbe nella percorrenza solo per i treni. Le macchine e le persone continuerebbero ad attraversare lo stretto o con il traghetto a nuoto nell'eventualità si trattasse di seguaci di Grillo. Anche l'opposizione rilancia proponendo una pista ciclabile che riunirebbe Catania a Palermo, evitando quella fastidiosissima costruzione del ponte Imera. E con che cosa? Non si abbandona l'idea di avvicinare queste due città facendo sapere cosa? Una pista ciclabile. Neanche l'idea di mettere vicino Catania con Ragusa, perché a quanto pare stanno costruendo una pista solo ed esclusivamente per dei pattinatori. I gruppi extraparlamentari presentano un progetto che riguarderebbe solamente l'aeronautica. Infatti hanno pensato bene di dotare tutte le province siciliane di stalli adatti al decollo e all'atterraggio di mongolfiere, visto l'elevato numero di palloni gonfiati presenti nei posti di comando siciliani. Si è pensato anche di regolamentare le licenze gastroalimentari per evitare l'innumerevole crescita di venditori di aria fritta. Nessuno per ora ha deciso di tirare fuori dal cilindro l'inossidabile, l'immarcescibile ed intramontabile Casinò di Taormina. Forse nelle prossime puntate, ma nel frattempo passiamo alla nostra rassegna stampa. Ponte, chi parla? Novità, il governo prende in considerazione la costruzione del ponte sullo stretto. Un vecchio geologo ha dichiarato: se la Sicilia e la Calabria sono divise, motivo ci sarà. Abbiamo visto nella foto un tipo di ponte modello cupola. Per quanto riguarda il faglio, ce l'appontellano. Dobbiamo spiegare immediatamente che cos'è appontellare. È un neologismo, perché in siciliano significa parlare di ponte prendendo in giro i siciliani. Riparte infatti il tormentone che fa molta presa sul popolo siciliano. È l'argomento che ravviva le cene noioso ed i parti poco riusciti. Per quanto riguarda la rassegna stampa è tutto. Per godere, per fruire ancora meglio di queste notizie, abbiamo pensato mille ponti di te e di me. Lo so, Claudio Baglione ha scritto mille giorni di te e di me, però noi parliamo di ponti. Mille ponti di te e di me. Mille giorni di te e di me.